Cioè, io vivo comunque la musica come un'arte qualsiasi, no? Qualsiasi, con accezione positiva, non negativa. E quindi per me un'opera d'arte è un qualcosa in cui lo spettatore, o comunque chiunque ne possa fruire, può immedesimarsi, può interpretare, può fare sua, ognuno a modo proprio. E quindi una canzone che ti racconta qualcosa in modo troppo specifico, troppo definito, che sia a livello di arrangiamento, che sia a livello di testo, che sia a livello di voce, per me non lascia abbastanza spazio comunque al fruitore. E Chiaro. quindi cerco sempre appunto di dare delle immagini forti che possano essere, diciamo, abbastanza chiare, ma che non, con un significato, ecco, interpretabile e mutevole. Guarda, il mio processo in realtà è cambiato tanto, nel senso che appunto ho imparato cosa vuol dire essere in studio con altre persone. Con persone forti, con professionisti. Io comunque vengo da una realtà estremamente amatoriale, e quindi trovarmi con persone di cui posso fidarmi, di cui, da cui prendere spunti e soprattutto a cui, insomma, poter fare riferimento per qualsiasi cosa è veramente un passo in più, è qualcosa di estremamente diverso. I brani dell'EP per la maggior parte erano già esistevano. Ovviamente ho rifinito tutti i brani per dargli un senso comune, perché per me è importante che ci sia una coerenza, nonostante siano estremamente diversi, estremamente eterogenei tra loro, ma comunque avevo comunque bisogno di dare un suono. Una pienezza di suono uniforme. E quindi il lavoro che abbiamo fatto con Simone Privitera, che è stato il produttore che appunto mi ha aiutato in questo, è stato cercare di portare tutti i brani allo stesso livello di compiutezza, ecco, mettiamola così. Fumo è una traccia nata su una produzione che io avevo fatto con un mio amico. Con un ragazzo con cui faccio musica da sempre, eccetera. Dopodiché era estate, non era quest'estate, credo fosse l'estate scorsa, cioè Ok. scorsa scorsa, quindi 2020, 2020, ok. per farti capire un po' la dimensione delle tracce, eccetera. Ed ero a casa di quest'altro mio amico e volevo fargliela sentire. E lui aveva non avevo la base, non avevo nulla, avevo una chitarra, l'ho suonata e mi è piaciuta tantissimo. E quindi poi da quel giorno in poi ho sempre pensato, è molto meglio con la chitarra questa canzone. Bello. E quindi ho voluto mantenere quell'effetto di suono da un amico e gliela sto suonando, e gliela sto facendo sentire. E credo che sia passata comunque come cosa. Allora, la mia vita è stata estremamente movimentata, ovviamente, dall'8 dicembre in poi. Ci sono stati dei momenti più. Scusami. Dei momenti più movimentati, scusami la ripetizione, momenti anche un po' più fermi, ma sono estremamente contento di fare cose. Io quando sto fermo a casa, passo una giornata sul divano, sì, ok, mi riposo, mi rilasso, però poi mi sento in colpa, mi sento, cazzo, non ho fatto niente, sono un idiota. Sprecare il tempo è qualcosa che non sopporto. Il lavoro dell'EP non è stato, diciamo, estenuante, comunque appunto era un progetto che avevo già in mente, è stato difficile e impegnativo cercare di contestualizzarlo, creare tutto l'immaginario, no, dei visual, del videoclip, la copertina, insomma, non dico creare da zero, però cercare di contestualizzare, di interpretare nella maniera giusta, non solo musicalmente, tutto il progetto. L'esperienza di Rand è stata fighissima e tra l'altro appunto tutto questo mondo del doppiaggio ho scoperto non essere così diverso dal lavoro poi del cantante, dell'interprete, che ovviamente non è la stessa cosa del cantautore o del produttore, però comunque è quell'ambito lì perché sei davanti a un microfono con un testo, a cui tu devi prestare la voce e rendere vivo, no? Rendere vivido e tangibile e esistente. E quindi è stata un'esperienza molto molto bella e poi ovviamente insomma è un film Pixar, quindi non è che insomma non giocavamo
quei giocattolini, ecco. In realtà la traccia ha preso il nome dall'EP. All'inizio aveva un altro titolo e non aveva addirittura il ritornello, era la traccia praticamente più indietro del disco. E c'era questa prima strofa che è praticamente come è adesso, dopodiché c'era questo piccolo drop che anticipava un qualcosa che poi è stato tolto. E un giorno io sono tornato a casa e tipo avevo in testa questa idea di chiamare il disco, di chiamare l'EP Mare Città. Non c'era nessuna traccia che si chiamava così e ho pensato, anche parlandone con altre persone, con amici eccetera, certo che comunque Ancona è Mare Città, cioè la mia città è effettivamente Mare Città, è questa cosa. Quindi ho detto, che frase figa, ero in doccia, sono uscito, ero a casa ad Ancona, sono andato a casa, mi sono messo al pianoforte, ho scritto il ritornello di Mare Città e quindi ovviamente poi ho cambiato il titolo è diventata la focus track. Sì, certo. La Mare Città parla di Ancona, parla della mia città, tutte le tracce sono tutte state scritte ad Ancona, anche recentemente quando sono tornato, appunto, banalmente questo ritornello del singolo è recentissimo, però ha questa particolarità e quindi credo sia anche la testimonianza del fatto che senza la mia città, senza le persone al suo interno, senza le esperienze che ho vissuto, non ci sarebbe la mia musica. Il mio post hip hop è McDonald's, è una di quelle canzoni che è nata da una produzione. Io avevo questa produzione su cui stavo lavorando e diciamo col mio gruppo di amici, diciamo in serata, loro a una certa vogliono sempre andare al Mac, sempre andare al McDonald's. E quindi il mio posto di pop è un McDonald's perché comunque il mio gruppo, diciamo, la mia combriccola di amici, viene un po' dal mondo urban, dal mondo hip hop, ci sono tanti che rappano, beatmakers, eccetera. E quindi ci capitava spessissimo di fare freestyle nel parcheggio del McDonald's o comunque passare addirittura delle serate lì vicino, proprio intorno, comunque in una zona industriale, quindi nulla di bello o particolarmente romantico. E quindi il mio posto hip hop è un McDonald's. Sono carichissimo, l'obiettivo è quello di fare un concerto che non sia semplicemente una rappresentazione live del disco, ma che possa essere un'esperienza, che possa essere davvero un evento bello per vivere insieme la musica, non necessariamente solo la mia. Sto curando anche la produzione proprio dei live in modo pratico, quindi ci saranno tante cose nuove, tante sorprese, quindi insomma non vedo l'ora di salire sul palco e suonare e cantare.